Saranno naturalmente le indagini a chiarire il movente di quanto accaduto ieri a Via Madonna di Fatima nel quartiere di Pastena, ma l'esplosione dei colpi si inserisce in una serie di analoghi episodi che nel giro di pochi mesi si sono registrati nella zona orientale di Salerno. Nell'estate appena trascorsa, 6 proiettili nei pressi della farmacia Egea e poi degli spari anche in Via Leocosia danno conferma alle preoccupazioni delle persone. La preoccupa il fatto che si spari in pieno giorno? E come no, come no? Siamo tutti preoccupati, bisogna stare attenti quando si esce. Poi ci stanno pure gli episodi di rapine, queste cose, i furti, scippi, e anche quando ti imbrogliano, vengono per strade, bisogna stare attenti, bisogna sorvegliarci. E come no, mi preoccupo sì, perché ci sono sempre queste cose che succedono praticamente. Ci preoccupiamo e come? Signore, qua siamo in mezzo alla guerra. Ma veramente qui da parecchio che non se ne sentivano questi spari. Ma ieri sera dice proprio qua sono stato, qui in mezzo. Preoccupati per questi episodi, questi spari? Ma voglio proprio saperne. Voi avete un'attività commerciale, non vi interessa? Non mi interessa proprio, dispiace. C'è qualcosa che è cambiato secondo lei nell'ultimo periodo in città? Hanno cambiato parecchie cose, che non stiamo bene tranquilli. Questo è tu. È normale che era diverso. L'attività qui non è preoccupata per questo episodio? Vabbè, tanto li vediamo di tutto e di più qui. Dunque, per cui io non so, non ero qui presente perché anticipo la chiusura, proprio perché cioè, non ci sentiamo sicuri forse, che vi devo dire? Tanti avete le telecamere di videosorveglianza, no, però. Qui non ce ne stanno. Telecamere non ne tengo io almeno.